Tragedia a Positano. È stato ritrovato senza vita sul fondo di un vallone Nicola, il 21enne napoletano scomparso dopo una serata in discoteca con gli amici in costiera amalfitana. Nei video delle telecamere di sorveglianza si vede il giovane allontanarsi da solo. La Procura di Torino apre un fascicolo contro ignoti dopo l'irruzione della gendarmeria nei locali di un'associazione per l'assistenza dei migranti a Bardonecchia. Il prefetto dalla ONG un ottimo lavoro. Poco fa la Francia ha ribadito nessuna violazione. Uno schianto a 140 all'ora in pieno centro città contro un'altra vettura. Nell'impatto muore uno dei giovani a bordo dell'utilitaria travolta. È accaduto nella notte a Pomigliano d'Arco. Al volante un ucraino ubriaco e sotto l'effetto di droghe è stato arrestato per omicidio stradale. Arriva 20, il nuovo canale tematico free di Mediaset, i film e le serie TV più innovative da domani, 3 aprile, sul tasto 20 del telecomando. A inaugurare la nuova rete gratuita del digitale terrestre sarà eccezionalmente il super match di Champions League Juventus-Real Madrid in esclusiva alle 20:45. E dopo la Pasquetta, tra sole e gite fuori porta, ora tutti in colonna per rientrare a casa. Code in Veneto e in Campania, traffico intenso sulle autostrade vicino ai grandi centri urbani. E da domani torna la pioggia. Buonasera da Studio Aperto.